Io sono più che ottimista sul fatto che ci vorrà il tempo che ci vuole, ma alla fine avremo la meglio. Per quello che riguarda le critiche ai Morawiecki, ho letto un'agenzia nella quale il primo ministro Morawiecki faceva riferimento al patto di migrazione e asilo. Se il tema è quello, sono d'accordo, nel senso capisco, l'ho già detto, che la questione per me non è quella dei ricollocamenti. La questione non è quella dei ricollocamenti. La questione è come si fermano le partenze illegali. Finché in Europa noi pretendiamo di discutere di come distribuiamo le persone, non ne verremo a capo, perché nessuno può pensare davanti a questi flussi di scaricare il proprio problema su un altro. Tant'è che voi continuate a parlare della Polonia, ma la Francia ha bloccato le frontiere, giusto? La Germania ha detto che non ricolloca, giusto? L'Austria ha detto che farà più controlli al Brennero, giusto? Tutte le nazioni europee si stanno comportando così, e questa è la ragione per la quale l'unico modo serio per affrontare questa questione è che tutti insieme lavoriamo sulla difesa dei confini esterni, che è la proposta che l'Italia fa da sempre, cioè no, da sempre no, da quando c'è questo governo, perché prima faceva per l'appunto la proposta di redistribuirli. Adesso noi facciamo un'altra proposta, chiaramente le altre nazioni sul tema dei ricollocamenti, come lei vede, dalla Francia fino alla Polonia hanno delle difficoltà, ma non è quello che io sto chiedendo. Quello che io sto chiedendo è di fermare le partenze illegali. Sì, lo so che il titolo era sul piano, ma poi io quando ho letto quello a cui lui riferiva, lui parlava del patto immigrazione asilo, che quindi è tema precedente, perché la Presidente della Commissione Europea ha citato anche il patto di immigrazione asilo, per cui per lei fa parte del pacchetto, ma io ho detto, e lo sa anche la von der Leyen, che non è la mia priorità non è parlare di come si redistribuiscono, la mia priorità è fermare le partenze illegali. Grazie.